Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questa nostra ultima seduta nell'etere di Lectura Dantis del canto ultimo del Purgatorio. Innanzitutto vorrei ringraziarvi perché mi avete fatto pervenire un regalo generosissimo che spenderò, spero, virtuosamente. Quindi grazie, come al solito ogni fine anno mi fate queste coccole. Insomma, che non siete dovuti chiaramente, ma vi ringrazio e ne ricevo come affetto vostro che cerco di trasmettere al divin poeta perché so che in realtà tutta la gratitudine che mi esprimete è per lui. Allora, leggiamo come al solito l'ultimo canto del Purgatorio, tutto di seguito, poi facciamo la spiegazione durante la quale nella pausa vi chiedo di inviare se ne avete dei dubbi alla chat. Deus venerum gentis alternando or tre or quattro dolce salmodia le donne incominciaro e lagrimando e Beatrice sospirosa e pia quelle ascoltava si fatta che poco più alla croce si cambiò Maria. Ma poi che le altre vergini dier loco a lei di dir, levata dritta in pè, rispose, colorata come foco: Modicum et non videbitis me, et iterum sorelle mie dilette, modicum et vos videbitis me. Poi le si mise innanzi tutte sette, e dopo sé, solo accennando, mosse me la donna e il savio che rispette. Così sen giva, e non credo che fosse lo decimo suo passo in terra posto, quando con gli occhi mi percosse, e con tranquillo aspetto, vien piuttosto mi disse, tanto che s'io parlo teco, ad ascoltarmi tu sie ben disposto. Siccome io fui, com'io dovea seco, dissemi, frate, perché non t'attenti a domandarmi o vai, venendo meco? Come a color che troppo reverenti dinanzi a suo maggior parlando sono, che non tra con la voce viva i denti, avvenne a me che senza intero suono incominciai. Madonna mia, bisogna voi conoscete, ciò che ad essa è buono. Ed ella a me, da tema e da vergogna, voglio che tu mai ti disviluppe, sicché non parli più com'om che sogna. Sappi che il vaso che il serpente ruppe fu e non è, ma chi n'ha colpa creda che vendetta di Dio non teme suppe. Non sarà tutto tempo senza reda l'aguglia che lasciò le penne al carro, perché divenne mostro e poscia preda. Ch'io veggio certamente, però il narro, a darne tempo già stelle propinque sicure d'ogni intoppo e d'ogni sbarro. Nel quale un 510 e 5 messo di Dio anciderà la furia con quel gigante che con lei delinque. E forse che la mia narrazione buia, qual temi e sfinge, menti persuade, perché a lor modo l'intelletto attuia, ma tosto fierli fatti le naiade che solveranno questo enigma forte, senza danno di pecore o di viate. Tu nota. E siccome da me son porte, così queste parole segna i vivi del viver che è un correre alla morte. E aggi a mente, quando tu le scrive, di non celar qual hai vista la pianta, che è or due volte dirubata quivi. Qualunque ruba quella o quella schianta, con bestemmia di fatto offende a Dio, che solo all'uso suo la creò santa. Per morter quella, in pena e in disio, 5.000 anni e più l'anima prima bramò colui che il morso in sé punio. Dormelo ingegno tuo, se non estima per singular cagione essere eccelsa lei tanto e si travolta nella cima. E se stati non fossero acqua d'Elsa, li pensier vani intorno alla tua mente e i piacer loro un piramo alla gelsa, per tante circostanze solamente la giustizia di Dio nell'intelletto
conoscereste all'arbor moralmente. Ma perché io veggio te nell'intelletto fatto di pietra, impetrato, tinto, sì che t'abbagli il lume del mio detto, voglio anco, e se non scritto almen dipinto, che il te ne porti dietro a te per quello che si reca il bordon di palma cinto. E io, siccome c'era da suggello che la figura impressa non trasmuta, segnato e or da voi lo mio cervello. Ma perché tanto sovra mia veduta vostra parola disiata vola, che più la perde quanto più saluta? Perché conosci, disse, quella scuola che hai seguitata, e vegi sua dottrina come può seguitar la mia parola, e vegi vostra via dalla divina distar cotanto quanto si discorda da terra il ciel che più alto festina. Ond'io risposi lei, non mi ricorda chi straniassi da me giammai da voi, né ho ne coscienza che rimorda. E se tu ricordar non te ne puoi, sorridendo rispose, or ti rammenta come bevesti di lete ancoi. E se dal fummo fuoco s'argomenta, cotesto oblivion chiaro conchiude, pulpa nella tua voglia altrove attenta. Veramente oramai saranno nude le mie parole, quanto converrassi quelle scoprire alla tua vista rude. E più corusco, con più lenti passi, teneva il solit cerchio di merigge, che qua e là come gli aspetti fassi, quando s'affissersi come s'affigge chi va dinanzi a gente per iscorta se trova novitate o sue vestigie, le sette donne al fin d'un'ombra smorta, qual sotto foglie verdi e rami nigri, sovra sui freddi rivi l'alpe porta. Dinanzi ad esse, Eufrate e Tigri, vedermi farvi uscir d'una fontana, e quasi amici di partirsi pigri. O luce, o gloria della gente umana, che acqua è questa che qui si dispiega da un principio esse da sé lontana? Per cotal prego detto mi fu priega, ma tenda che ti dica. E qui rispose, come fa chi da colpa si dislega, la bella donna. Questo e altre cose dette li son per me, e son sicura che l'acqua di Letè non gliel nascose. E Beatrice, forse maggior cura che spesse volte la memoria priva, fatta la mente sua negli occhi oscura. Ma vedi è uno è che la deriva. Melano adesso, e come tu se usa, la tramortita sua virtù ravviva. Come animal gentil che non fa scusa, ma fa sua voglia della voglia altrui, tosto che per segno fuor dischiusa, così, poiché da essa preso fui, la bella donna mosse, sì, a stazio donnescamente disse, vien con lui. Se io avessi, lettore, più lungo spazio da scrivere, vi pur canterei in parte lo dolce ver che mai non m'avria sazio. Ma perché piene son tutte le carte ordite a questa cantica seconda, non mi lascia più ir l'offrendo l'arte. Io ritornai dalla santissima onda, rifatto sì come piante novelle, rinnovellate di novella fronda, puro e disposto a salire alle stelle. Allora, un canto difficile, vero? Anche voi che con costanza e pazienza seguite da 2 anni il corso, probabilmente avrete trovato delle difficoltà nell'ascolto. Allora, vi ricordate che il canto che abbiamo letto la settimana scorsa si chiudeva con questa tremenda scena traumatica che Dante aveva osservato senza capirci molto, la cui ultima parte riguardava profeticamente il trasferimento della Chiesa ad Avignon e cui, insomma, il poeta riferiva con parole molto forti, infatti il canto si era chiuso con il verso alla puttana e alla novella belva,
E questo invece si apre con un brusco cambiamento di registro, con un canto in latino, che chiaramente è la reazione delle sette ninfe che lì rappresentano, vi ricordate, le virtù, e che reagiscono citando un salmo, Deus venerunt gentes. Alternando or tre or quattro, dolce salmodia, le donne incominciarono e lagrimando. Cioè, di fronte a questa scena, che loro capiscono chiaramente nella loro veste anche simbolica, le virtù alternandosi le tre teologali e le quattro cardinali cantavano questo Salmo 78. Che rimpiange la distruzione del Tempio di Gerusalemme, cioè Dio, sono arrivati dei gentili e hanno profanato il tuo tempio, e dove si chiede giustizia divina di quello. Quindi, vi ricordate, abbiamo detto che il carro che era stato separato dal gigante che se l'era portato, diciamo, era stato legato dal grifone che rappresentava Cristo alla pianta che, come si dirà oggi esplicitamente, rappresenta la giustizia, e il gigante, insomma, che rappresentava la casa regale di Francia, l'aveva slegato e se lo stava portando nella selva. E quindi come reazione si canta questo salmo che appunto denuncia e chiede giustizia per la distruzione del tempio. Quindi un diciamo dei versicoli dell'Antico Testamento che annunciavano un male della Chiesa figurato appunto nella distruzione del tempio antico. E Beatrice, verso quarto, sospirosa e pia, pietosa in mezzo ai sospiri, quelle ascoltava si fatta che poco più alla croce si cambiò Maria. Allora, mentre le virtù come ninfe cantavano questo salmo dolente, Beatrice in mezzo ai sospiri le ascoltava con il viso così cambiato e sofferto, quasi come il viso di Maria vedendo Cristo nella croce. Questo paragone suggerisce, come tante altre volte nella commedia, il fatto che ogni offesa recata al papato, perché quello che è capitato è appunto la distorsione del piano divino, secondo cui a Roma doveva essere la Chiesa, in ogni atto contrario a questa volontà di Cristo, si offende di nuovo, Cristo come nella croce, cioè, soffre, Beatrice come simbolo della teologia, ma anche come cristiana ormai santa, come Maria sofferse la morte di Cristo. E allora al verso settimo, quando tacciono le virtù, è molto interessante e anche abbastanza complessa la risposta che dà Beatrice stessa al canto delle ninfe. Ma poiché le altre vergini dir loco a lei di dire, levata dritta in pè, rispose colorata come fuoco. Vi ricordate che Maria era seduta sulle radici dell'albero della giustizia? Adesso, quando le vergini, queste ninfe, tacciono, dando luogo a lei di parlare, si alza in piede in modo impetuoso ed è avvampata nel viso rossa. E risponde al verso decimo, modicum et non vi debitis me, et iterum, sorelle mie dilette, modicum et vos vi debitis me. Cioè Beatrice risponde stranamente in prima persona, come parlò Cristo ai discepoli nell'ultima cena, annunciando loro: tra un po' non mi vedrete, ma dopo un altro po' tornerete a vedermi.
annunciando la imminente sua morte e anche la risurrezione, dopo la quale si sarebbe fatto vedere ormai nella gloria del Padre. E quindi Beatrice dà una risposta profetica sulla resurrezione della Chiesa dopo il dolore che deve accadere, analoga appunto alla resurrezione di Cristo, ed è una risposta alla richiesta di giustizia da parte del salmo che avevano intonato le sette virtù. E quindi sta facendo una profezia, come appunto in tutto questo canto ce ne saranno, come quello che abbiamo letto la settimana scorsa, un canto insomma che ha molti riferimenti ai toni apocalittici del rinnovamento della Chiesa. Allora, dopo aver dato questa risposta, secondo cui si potrebbe capire, siccome le ninfe di quello che si lamentavano era del trasferimento del carro disunito dalla pianta della giustizia, è come se Beatrice nel 1300, ricordate che il trasferimento della sede papale ad Avignone del 1305, quindi futura rispetto al momento in cui Dante sta vedendo la scena e ascoltando questo, sta annunciando: tra un po' non mi vedrete, cioè la Chiesa non sarà per un tempo a Roma, ma poi tornerà a Roma, secondo la giustizia che Cristo ha voluto. E dopo, al verso 13, poi le si mise innanzi tutti e sette, e dopo sé, solo accennando, mosse me la donna il savio che ristette. Cioè dopo si mise davanti alle sette ninfe che rappresentano le virtù, e dopo disse con un cenno: fece muoverci me, dice Dante, la donna, cioè Matelda, che finora non è stata ancora nominata. Leggeremo il suo nome tra alcuni versi. Vi ricordate la donna che aveva fatto sì che Dante bevesse dalle acque dell'Etè? E Stazio, cioè dei saggi che c'erano, quello che era rimasto, a differenza di Virgilio, che è già partito. Così s'engiva, cioè così cominciò a camminare, lei davanti, le ninfe dietro, dietro ancora Dante, Matelda e Stazio, e non credo che fosse lo decimo suo passo in terra posto, quando con gli occhi mi percosse. Cioè, aveva fatto nove passi, cioè non era arrivata al decimo. Il numero nove è il numero simbolico di Beatrice fin dalla vita nuova, quando si girò verso me, guardandomi con i suoi occhi, nei miei occhi. Dante dice mi percosse, cioè mi colpì, usando lo stesso termine, vi ricordate, che aveva usato alcuni canti fa per riferirsi all'effetto, insomma, commovente che provoca Beatrice in lui, che ha sempre provocato e continua a provocare anche nel paradiso terrestre. E al verso 19, guardando Dante negli occhi e con tranquillo aspetto, vien piuttosto, mi disse, tanto che s'io parlo teco, ad ascoltarmi tu sia ben disposto. E con viso tranquillo, quindi Beatrice, evidentemente dopo aver fatto questa profezia su fatti che riporteranno il mondo all'ordine, si è tranquillizzata. Prima era rossa in viso, ora ha un viso tranquillo e dice a Dante: cammina più veloce, in modo che se io ti parlo tu possa sentirmi bene. Quindi sta indicando a Dante di avvicinarsi a lei e di non rispettare più questa gerarchia, insomma, secondo cui Dante cammina dietro, perché vuole parlarci direttamente.
E allora Dante ovviamente, insomma, risponde a questa indicazione al verso 22, siccome io fui, come io dovea seco, dissemi. Cioè, no, non appena io la raggiunsi come dovevo, cioè come lei mi aveva indicato di fare, mi disse, frate, perché non t'attenti a domandarmi o mai venendo amico? Cioè, si rivolge a Dante. Attraverso il solito vocativo frate, fratello, che hanno usato, vi ricordate, tutte le anime del purgatorio per annullare la distanza gerarchica che Dante magari aveva voluto stabilire con loro. Quindi Beatrice, simpaticamente, nel senso etimologico della parola, si sta mettendo, dopo aver sgridato Dante parecchio, quando l'ha appena visto, si sta mettendo sullo stesso piano suo, dicendogli, fratello, perché non osi domandarmi quando stai camminando con me? Cioè, Beatrice chiaramente sa benissimo che Dante di questa scena che ha appena visto ha capito ben poco. E quindi gli domanda, perché non ardisci, non te la senti di domandarmi, quasi sottintendendo come facevi con Virgilio, che ogni cosa che non capivi la domandavi spontaneamente. E il povero Dante, al verso 25, come a coloro che troppo reverenti dinanzi a suo maggior parlando sono, che non traggono la voce viva i denti, avvenne a me, che sanza intero suono incominciai. Madonna mia, bisogna voi conoscete, è ciò che ad essa è buono. Cioè, Dante parla con la insicurezza e la timidezza di coloro che, avendo troppa reverenza nei confronti dei loro maggiori, di qualcuno che riconoscono superiore, che non riescono a far uscire le parole intere dalla bocca, così fa lui. Come è capitato a tutti noi davanti a un professore, no? Che ammiriamo molto e agli esami non ci vengono bene le parole dalla soggezione che ci mette. Così, cioè io do questo esempio perché, come abbiamo detto qualche settimana fa, se non sbaglio, è strano nel Medioevo che Dante provi questa soggezione che implica superiorità di Beatrice davanti a una donna, perché noi siamo ormai abituati, insomma, che i professori possono essere, insomma, donne o uomini, più o meno ci fanno lo stesso effetto, vero? Ma la superiorità intellettuale, l'autorevolezza maggiore era impensabile all'epoca in un uomo nei confronti di una donna. Scusate che qualcuno scrive qualcosa sulla chat, mi sembra di aver letto già una simile, forse sbaglio, una voce che non fia. Certo, Marisa, infatti a Dante è già capitato davanti a Beatrice di voler dire qualcosa ma che le parole non uscissero dal cerchio dei denti, come dicono le traduzioni di Omero, no? Ma in quel momento è vero che lei evidentemente provoca in lui questa impossibilità di parlare fin dalla giovinezza, perché nella vita nuova anche lui davanti a lei rimane interdetto, quasi balbuziente. Ma diciamo nel momento traumatico dell'incontro, Dante non riesce a rispondere quando lei gli chiede di confessare la sua colpa. E lì dice che è confusione quello che gli impedisce di parlare, è angoscia. Invece qua è la reverenza, che è un sentimento molto preciso che Dante definisce anche nel convivio, che si ha nei confronti di coloro che si sanno superiori. Dante ha usato, per esempio, questa parola per descrivere il suo atteggiamento nei confronti di Brunetto Latini, quando si sente a disagio per il fatto di star camminando, sull'argine, di questo, insomma, di questo fiume.
che impedisce che lui si ferisca con le fiamme che vengono dall'alto, vedendo il suo maestro più in basso, lui dice che china la testa come chi va con reverenza, chi è reverente vada. Quindi un atteggiamento tipico di discepolo nei confronti del maestro, che qua nei confronti di Beatrice è massimo, e quindi quello che lui pronuncia in un modo poco ascoltabile, senza intero suono, è Madonna, Madonna, no? Che sapete che Madonna vuol dire la mia padrona, perché donna ha l'etimologia di domina, quella che in spagnolo ha dato dueña, quindi la mia donna. Voi conoscete quello di cui io ho bisogno, dice Dante, e sapete quello che è buono per soddisfare appunto i miei bisogni. Quindi Dante giustifica il suo silenzio, il fatto che finora non abbia domandato, facendo notare che Beatrice sa già quello che lui non ha capito e quello di cui ha bisogno, e quindi lui in qualche modo si abbandona al criterio di lei, come dicendo: voi mi direte quello che sapete che mi serve. E lei insiste al verso 31, come dicendo: anche se io lo so, parla con me naturalmente. Ed ella a me: da tema e da vergogna voglio che tu ormai ti disviluppe, sicché non parli più come un che sogna. Cioè, io ormai voglio che tu ti liberi, ti disviluppi dal timore della vergogna, in modo che cominci a parlare come un uomo che è in pieno possesso delle sue facoltà mentali, e non come uno che parla in sogno e che dice parole che si sentono o non si sentono. Vedo un'altra cosa sulla chat. Qualcuno domanda: Beatrice, come Virgilio, sa tutto quello che lui sente e pensa? Sì, direi più di Virgilio. Perché Beatrice, come tutti i salvati, vede la mente di Dante in Dio prima che Dante stesso sappia, prima che gli arrivino i pensieri. Questo è un topos importante del Paradiso, per cui l'anno prossimo ne riparleremo. Ma più ancora, perché lei è salva. Quindi Virgilio, come dice lui stesso, vede i pensieri di Dante non appena Dante ce li ha nella testa, con la velocità con la quale uno specchio riflette un'immagine. Ma Beatrice e tutti i salvati, come vedremo l'anno prossimo, vedono ancora prima di Dante quello che Dante sta per pensare, perché vedono direttamente in Dio tutta la verità e tutti i tempi. E allora Beatrice dice: ormai liberati dal timore della vergogna, e comincia a parlare come un uomo sveglio. E al verso 34, confermando che effettivamente lei sa quello che Dante non ha capito, gli fa una sorta di analisi della scena che ha appena visto. Sappi che il vaso che il serpente ruppe fu e non è, ma chi na culpa creda che vendetta di Dio non teme suppe. Allora, voglio che tu sappia che il vaso, cioè il carro, che il drago, qui detto come serpente, ruppe, fu e non è. Cioè che la Chiesa esisteva e non esiste più. Questa è una dichiarazione forte circa il carattere di usurpatori dei papi nefasti attuali, che confermerà lo stesso San Pietro nel Paradiso, dirà: il mio seggio è vacante. Cioè Cristo non riconosce Bonifacio VIII come un vero rappresentante della Chiesa. Quindi la Chiesa fu e non è, così come il carro se n'è andato dopo essere stato legato alla pianta. Ma chi ha colpa di questa assenza creda che la vendetta
giusta, cioè la giustizia divina, è inessorabile. Questo viene detto attraverso un'espressione, non te ne suppe, molto curiosa e che è stata oggetto di diverse interpretazioni, di cui nessuna ancora, diciamo, ha avuto il sopravvento sulle altre. Secondo la maggior parte dei commentatori, questo te ne suppe era un'espressione che faceva riferimento a un'abitudine dell'epoca secondo cui chi aveva assassinato qualcuno, se riusciva a mangiare 9 giorni di seguito la zuppa sopra la tomba dell'ammazzato, si rendeva immune dalla vendetta dei parenti. È un'abitudine a noi così strana che si sono, insomma, poi... susseguite altre interpretazioni, una delle quali attribuisce a suppe il significato di un tipo di armatura, per cui la frase vorrebbe dire che non ci sarebbe niente che protegge dalla vendetta di Dio. Secondo altri ancora, suppe sarebbe una sorta di focaccia simile a quella che la Sibilla nell'Eneide dà a Cerbero, e quindi se fosse così vorrebbe dire che la vendetta di Dio non si lascia, insomma, piegare da nessun'offerta, come Cerbero si lasciò piegare da questa focaccia. Va bene, non lo sappiamo cosa sono queste suppe, ma il senso, diciamo, metaforico è chiaro, no? Cioè, Beatrice sta dicendo: sappi che effettivamente la Chiesa è assente, esistette ma non esiste più, ma avverrà la giustizia divina che castigherà i colpevoli. E immediatamente fa una profezia che è stata da molti associata a quella dell'inizio dell'inferno, quella del veltro, vi ricordate, che secondo Virgilio caccerà la lupa da ogni città e la farà tornare nell'inferno da dove era partita. E appunto qua Beatrice si riferisce a questo riformatore che punirà i colpevoli di questa assenza. Al verso 37: non sarà tutto tempo senza reda l'aguglia che lasciò le penne al carro, perché divenne mostro e poscia preda. Allora, non ci sarà per sempre senza eredi l'aquila, cioè l'impero, che lasciò le penne dentro il carro, secondo la scena che abbiamo visto la settimana scorsa, che vi ricordate rappresentava la donazione di Costantino. Cioè, non ci sarà per sempre un'assenza di impero, senza eredi, non sarà l'aquila, non sarà per sempre senza eredi. Vi ricordate, ne abbiamo parlato all'inizio del corso, del fatto che Dante considera l'ultimo imperatore valido Federico II di Svevia, che era morto nel 1250. Ed è interessante come si sta parlando della Chiesa, che è il carro appunto, ma Beatrice passa subito a parlare di un riformatore politico, cioè di un erede dell'impero, quindi di un imperatore che verrà appunto... un erede di quell'aquila che aveva rovinato, insomma, il papato, perché ci aveva lasciato le piume dentro, per cui poi divenne un mostro e poi preda del gigante, cioè della casa di Francia. E adesso si riferisce specificamente, ma con l'oscurità tipica delle profezie, a questo erede dell'impero, al verso 40. Io veggio certamente, e però il narro,
a darne tempo già stelle propinque, sicure d'ogni intoppo ed ogni sbarro, nel quale un 510 e 5 messo di Dio anciderà la furia con quel gigante che con lei delinque. Allora, già che, perché prima aveva detto, non è che per sempre sarà vuoto l'impero, già che io vedo certamente, lo vedo in Dio, e perciò lo narro, cioè lo racconto. Vedete che è interessante, usa lo stesso verbo narrare che noi usiamo di solito per riferirci a raccontare i fatti del passato. Lei li vede in Dio questi fatti che in realtà sono futuri e li narra come se fossero del passato, perché li vede con la stessa certezza, o anzi molto meglio di quanto noi non conosciamo la storia. E perciò lo narro perché lo vedo chiaramente. Già il soggetto è stelle propinque, vedo una costellazione di stelle propizie, vedo che ci danno un tempo, ci porteranno un tempo, le stelle che sono sicure, cioè in salvo d'ogni impedimento, ci daranno queste stelle che non, il cui corso nessuno può fermare, ci darà un tempo nel quale un 510 e 5, questo diciamo 515, chiaramente sta in un modo buio, annunciando questo riformatore che si corrisponde con l'erede dell'Aquila, e quindi è senz'altro un imperatore, ora torneremo su questo, messo di Dio, cioè inviato di Dio, che ucciderà la meretrice ladra, la puttana del canto scorso, insieme al gigante che è in connivenza per delinquere con lei. E quindi Beatrice sta dicendo: la situazione ora è infatti pessima. Non c'è papa vero, non c'è imperatore vero, ma io vedo con certezza in Dio che ci sarà questo riformatore, questo 515, che metterà tutto in ordine. È infatti una profezia che ricorda quella del veltro e che è stata, come potete immaginare, oggetto di innumerevoli interpretazioni, le più, diciamo, tradizionali, delle quali identificano in questo 515, nei numeri romani, la D, la X e la V, che corrispondono appunto al 500, al 10 e al 5, un anagramma di Dux, che vuol dire duca, condottiere, guida. E siccome Dante in un'epistola parla di Arrigo VII come possibile uccisore del gigante e della furia, la maggior parte dei commentatori ha individuato in questo Dux appunto Arrigo VII, con un problema a piè di pagina, su cui non ci soffermiamo molto, che riguarda la datazione, perché Arrigo VII morì nel 1313, per cui siccome secondo la maggior parte degli studiosi questo canto è stato scritto più tardi del 1313, anzi siamo quasi certi che questi canti ultimi del Purgatorio sono più vicini al 1317-18 come scrittura, la cosa strana che fa sì che i conti non tornino del tutto attribuendo a questo personaggio l'identità di Arrigo è che Beatrice starebbe facendo una profezia che non si avvererà, perché diciamo l'impresa di Arrigo in Italia, quando Dante scrive questi versi, è già fallita. E quindi il problema rimane tuttora aperto, e secondo altri, appunto, così come
il veltro, secondo alcune interpretazioni, non indica qualcuno che Dante conosceva e quindi non ha un'identità storica certa, bensì rimane, insomma, come una vera profezia rispetto al momento della scrittura anche. Scusate che qua qualcuno dice, certo, sarebbe DXV, che sarebbe 510 e 5, secondo l'ordine che ha detto Beatrice, che sarebbe un anagramma di Dux invece, di, che è come si scriveva in latino, duca, no? Duce, condottiere. Bene. Allora, indipendentemente da tutte queste interpretazioni, Beatrice sta confortando Dante, sta dicendo, tu hai visto una scena evidentemente orrenda, ed infatti il presente è orrendo, ma io vedo già in Dio che il tempo sta preparando la vendetta divina inesorabile contro quelli che l'hanno fatto e che arriverà un imperatore che metterà ordine. Ma Dante, come noi, non sta capendo niente. E quindi al verso 46 Beatrice aggiunge: e forse che la mia narrazion buia qual temi e sfinge menti persuade, perché a loro modo l'intelletto attuia. Allora, e forse la mia narrazione oscura, come questi temi e sfinge sono due personaggi, insomma, della mitologia antica, temi la dea della giustizia, sfinge la sfinge di Tebe, vi ricordate quel mostro che ammazza diciamo le persone che non riescono a sciogliere l'enigma. E allora Beatrice dice, forse la mia narrazione è oscura come diciamo le parole di temi e di sfinge, e quindi hanno poco potere di persuasione perché l'intelletto lo offuscano, come erano appunto le parole di questi due personaggi enigmatici. Ma, al verso 49, ma tosto fier li fatti le naiade che solveranno questo enigma forte senza danno di pecore o di biade. Ma presto, dice Beatrice, i fatti faranno evidente il significato della profezia. Ora torniamo un attimo su questa parola naiade, ma il senso è questo. Ma i fatti prossimi faranno sì che si capisca questa profezia, risolveranno appunto questo difficile enigma delle parole che ti ho appena detto, senza che soffrano le greggi o la campagna. Questa parola naiade è anch'essa abbastanza complicata e diciamo la si spiega così: in alcuni codici delle Metamorfosi di Ovidio le ninfe dei fiumi, cioè le che si chiamavano appunto le naiadi, sono state trascritte erroneamente in alcuni codici manoscritti, come erano appunto i codici antichi, come Laiade, che sono le figlie di Laio, cioè il figlio di Laio, cioè Edipo, sapete che è quello che risolse l'enigma della Sfinge di Tebe. E quindi, vista questa confusione delle lettere dei manoscritti, è probabile che Dante li confondesse e attribuisse alle naiade, a queste ninfe dei fiumi, poteri divinatori che in realtà in Ovidio si riferivano a Edipo, al figlio appunto di Laio. Di nuovo, indipendentemente da questo problema, da questa confusione medievale, Dante sta dicendo che i fatti della storia che potranno vivere sia Dante che noi lettori permetteranno di capire il significato occulto di questo dux, di questa profezia oscura. E questo chiarimento al verso 51, cioè che in quel caso, a differenza dell'esempio tebano, nessun animale
nessuna pianta troverà la morte, si riferisce alla leggenda secondo cui Temi, insomma, per vendetta davanti alla risoluzione dell'enigma, aveva inviato una peste che aveva rovinato le campagne seminate e gli animali. E quindi Beatrice sta dicendo: in questo caso si capirà la verità senza questi disastri che, diciamo, sono capitati a Tepe dopo la risoluzione dell'enigma da parte di Edipo. Bene? E al verso 52, diciamo che Beatrice ha appena detto: non importa che tu non capisca, cioè ha sottointeso, i fatti del futuro chiariranno tutto. E quindi immediatamente riconferma l'investitura poetica che aveva fatto il canto scorso. Tu nota. E siccome da me son porte, così queste parole segna i vivi del vivere, che è un correre alla morte. Cioè, è sempre sottinteso, non importa se non hai capito. Il futuro permetterà di capirlo. Tu prendi appunti mentali, chiaramente, cioè ricorda tutto quello che io ti sto dicendo, e così come io ti porgo le mie parole, così queste segnali ai vivi, cioè falle diventare un segno comprensibile per i vivi della prima vita, cioè i vivi di quel vivere che è un correre alla morte, cioè noi lettori. Quindi di nuovo Dante diventa consapevole del fatto che ciò che ha visto è soprattutto per noi, cioè soprattutto perché queste verità che lui stesso non capisce le faccia diventare segni umani per noi vivi. Questo che era già stato accennato da Beatrice nel canto scorso, adesso si arricchisce di una nuova informazione, cioè un'indicazione precisa che Beatrice dà a Dante al verso 55. E aggi a mente quando tu le scrive di non celar qual hai vista la pianta che or due volte dirubata quivi. Cioè, e ricordati, abbi nella mente quando tu scrivi queste cose di non nascondere come hai visto la pianta che è stata derubata qui due volte. Anche qui c'è un problemaccio perché in realtà Dante ha visto tre offese alla pianta. La prima è il peccato originale, Eva e Adamo, da cui perse tutte le foglie e tutti i fiori. La seconda, l'aquila che l'ha insomma ferita. E la terza, il gigante che l'ha separata dal carro. Ma probabilmente Dante si riferisce alle ultime due, visto che dice or due volte, cioè i fatti più recenti e che sono quelli che Dante ha visto, perché in realtà il peccato originale non l'ha visto rappresentato, ne ha visto direttamente le conseguenze. E al verso 58, cioè Beatrice gli sta dicendo: in tutto quello che hai visto, ricordati di nominare la pianta. Cioè è molto importante la pianta, non ti distrarre con altre cose. E al verso 58 aggiunge: qualunque ruba quello, quella schianta, con bestemmia di fatto offende a Dio, che solo all'uso suo la creò santa. Cioè chiunque ruba un frutto da quella o la schianta, la rompe, offende bestemmiando direttamente Dio, che la creò santa questa pianta solo per il suo uso. Per morder quella in pena e in disio 5.000 anni e più l'anima prima bramò colui che il morso in sé punio. Cioè per aver morso da quella pianta l'anima prima, cioè Adamo, il primo uomo, stette più di 5.000 anni
in pena e in desiderio, cioè nel limbo, desiderando fortemente, bramando Cristo, cioè desiderando con un forte anelito che arrivasse Cristo, colui che punì in se stesso, soffrendo nella sua persona, quel morso di Adamo. E cioè, per un morso, Adamo solo stette più di 5.000 anni aspettando Cristo che risanasse con la sua propria morte, il rapporto tra Dio e l'umanità. E adesso al verso 64, io l'effetto di questi versi ve li ho rovinati la settimana scorsa quando vi ho anticipato che la pianta rappresenta la giustizia. Dante non capisce molto, i lettori che non hanno le note non capiscono molto perché questa pianta è così importante. Ed è bene in realtà che Dante e i lettori non lo capiscano, perché come ora vedremo, per Dante è formativo contro la sua superbia intellettuale non capire molto di quello che sta dicendo Beatrice. E infatti ora Beatrice rimprovera Dante di essersi riempita la mente di idee che allontanano la vera comprensione dalle sue possibilità. Al verso 64. Dorme lo ingegno tuo se non estima per singolare cagione essere eccelsa lei tanto e si travolta nella cima. E se stati non fossero acqua densa, li pensier vani intorno alla tua mente e il piacer loro un piramo alla gezza, per tante circostanze solamente la giustizia di Dio nell'interdetto conosceresti all'arbor molarmente. Allora Beatrice dice a Dante, la tua intelligenza dorme, cioè è intorpidita, se non si rende conto che il fatto che questa pianta sia così alta, eccelsa e così capovolta nella cima, che abbia questa forma, vi ricordate, con la base dilatata al di sopra, cioè il tuo ingegno evidentemente è addormentato, se non si rende conto che ci deve essere una molto importante causa perché questa pianta sia così alta e così dilatata al di sopra. Cioè, singolare cagione vuol dire deve esserci una causa portentosa, veramente notevole, affinché quest'albero abbia un'altezza che supera addirittura gli alberi dell'India, come abbiamo visto la settimana scorsa, e perché abbia la base più sottile della cima. Evidentemente Dante non ha capito perché, mentre invece vi ricordate quando aveva visto l'altro albero che aveva la stessa forma, aveva detto credo affinché nessuno potesse salire sull'albero, no? In quel momento nella sesta cornice. E adesso rimprovera Dante di appunto aver riempito di pensieri che offuscano la sua mente e quindi di aver impedito se stesso la capacità di capire. Allora gli dice: e se i tuoi pensieri vacui attorno alla tua mente non fossero stati acqua d'Elsa. L'Elsa era un fiume molto calcareo. E quindi sta dicendo: se i tuoi pensieri vani, vi ricordate che lei aveva già accusato Dante di aver seguito dei piaceri vani, no? Delle vanità. Se non ti avessero, diciamo, incrustato il pensiero di calcareo,
Ah, ecco, ora vi ho recuperati, vedevo, ecco, sì, vi vedevo tutti suggellati, quindi evidentemente stavo avendo un problema di connessione. Allora, stavo parafrasando i versi 64 e seguenti. Beatrice sta dicendo, cioè, prima questa parte credo si è sentita. Il tuo ingegno evidentemente è intorpidito, se non ha capito che c'è una causa importantissima di questa forma e altezza dell'albero. E se i tuoi pensieri vani non fossero stati come l'acqua calcarea intorno alla tua mente, cioè se non avessi incrustato la tua capacità di comprensione come qualcosa, insomma, come il calcare, e il piacer lorum piramo alla gelsa, questo è meraviglioso, cioè il piacere, il compiacimento di quei pensieri non fosse stato come piramo al gelso. Vi ricordate che Piramo era l'amante di Tisbe, per la cui morte si era tinto il frutto del gelso, che prima era bianco ed era diventato colore rosso. Ne abbiamo parlato quando abbiamo letto il canto 27 del Purgatorio, quando Dante ricorda questo episodio mitologico, per l'effetto che faceva il nome di Beatrice in lui, che non voleva entrare nel fuoco, no? E allora lui, sentendo il nome di Beatrice, dice come Piramo quando sentì il nome di Tisbe aprì gli occhi, no? Qui si ricorda lo stesso mito, ma per via del carattere, diciamo, di cambiamento, di inchiostro, cioè così come si parla dell'acqua densa, come il calcare che si incrusta come pensieri fuorvianti attorno alla mente di Dante, qui non si parla più dei pensieri, ma del piacere che a Dante danno questi pensieri che tingono la verità come il sangue di Piramo tinse il gelso. È molto interessante, dico come osservazione psicologica, il fatto che Beatrice qui stia accusando Dante non solo, come dirà subito dopo, di aver seguito una scuola filosofica che lo allontanò dalla comprensione del vero, ma anche del piacere che provava per quei pensieri, perché in qualche modo è un'accusa che intacca il suo egocentrismo, cioè è come se Dante si fosse compiaciuto di tutto quello che la propria ragione gli permetteva di vedere, senza essersi accorto che questa sorta di innamoramento della propria intelligenza lo stava rendendo incapace di vedere qualcosa che, se avesse avuto la mente libera, avrebbe capito immediatamente. E infatti Beatrice sta dicendo: se i tuoi pensieri non avessero riempito di calcare la tua mente e il compiacimento di questi pensieri non l'avessero tinto, per tante circostanze solamente, cioè per il fatto che sia inaccessibile l'albero, per il fatto che si digradi venendo giù, per il fatto che sia vietato mangiare da quell'albero, conosceresti moralmente, cioè come significato morale dell'albero, come la giustizia di Dio, cioè dall'interdetto, cioè dall'impossibilità di avvicinarsi, e dall'altezza irraggiungibile, avresti dovuto capire, se tu non ti fossi confuso, innamorato di questa confusione con pensieri vani, avresti capito immediatamente che quest'albero significa moralmente la giustizia divina, che è stata chiaramente infranta con il peccato originale e anche con gli altri colpi che impero e papato corrotto e Casa di Francia hanno infranto alla giustizia, separando la Chiesa
da essa portandola in Francia. E allora davanti al povero Dante, pensate che questo nostro Dante è lo stesso che voleva sapere tutto, che era curioso, che si era vantato più di una volta di tutto lo studio che aveva dietro e qui, insomma, Beatrice gli sta dando proprio dell'ignorante volontario. Cioè, tu ti sei messo a studiare cose che lungi dal farti capire la verità, ti impediscono di vederla. E infatti al verso 73 aggiunge: ma perché io veggio te nello intelletto fatto di pietra e impetrato tinto, sicché t'abbaglia il lume del mio detto. Vedete che riprende le due metafore: ti vedo fatto di pietra, di calcare, e ormai impetrato tinto, come appunto il compiacimento attinto come Piramo il gelso, cosicché il lume del mio discorso ti abbaglia, non riesci a coglierlo. Voglio anche, e se non scritto almeno dipinto, che il te ne porti dentro a te per quello che si reca il bordon di palma cinto. Voglio che almeno, se non scritto, perché vedo che molto non lo capisci, che almeno ti porti dipinto un'ombra di quello che ti ho detto dentro di te con la stessa finalità con cui i pellegrini che tornano da Terra Santa si portano il bastone adornato di palme per mostrare che ci sono stati, insomma, come una sorta di reliquia o souvenir del viaggio. Allora, Beatrice sta dicendo: vedo che tu non mi capisci, non importa, portati da questo viaggio almeno un dipinto, un'approssimazione a tutto questo, affinché la gente che leggerà il tuo libro sappia che ci sei veramente stato, anche se la tua mente non può capire le cose che hai visto. Allora, visto che siamo più o meno a metà di canto, direi di fare la pausa ora, facciamo i nostri soliti 5 minuti, se volete inviate i vostri dubbi e tra 5 minuti cerco di rispondere. Grazie.
Allora, continuiamo se siete d'accordo. Nel caso qualcuno fosse arrivato in ritardo, di nuovo vi ringrazio del regalo enorme che mi avete voluto fare e prometto di usarlo per bene. E come dicevo, trasmetto sempre idealmente la vostra gratitudine e affetto a Dante perché questa fortuna che abbiamo noi docenti di rimanere nella vostra memoria uniti a questi autori incredibili per cui alla fine si confondono un po' gli immaginari. Allora, vediamo. Ecco, Enrico Mac dice, secondo quanto letto in tempi medievali si credeva che la storia dell'umanità fosse composta da quattro imperi, essendo il terzo quello romano, si aspettava il regno finale che annunciava il ritorno di Cristo e la fine dei tempi, che si credeva imminente. Sì, effettivamente è così. C'erano diverse profezie, alcune fatte da Seppe Reticali, altre, per esempio, quella di Gioacchino del Fiore, che Dante nel Paradiso riconoscerà veramente dotato di dono profetico, e quindi effettivamente sì, il regno di Cristo era atteso come una cosa, insomma, abbastanza prossima. Sì, qui dice Canela che Dante insomma mette la donna in un modo insomma che supera quello che fece la Chiesa fuori Maria. Certo, il fatto è che tutto questo movimento letterario, anche il Dolce Stil Novo, che in qualche modo è il primo in Italia a mettere la donna come superiore spiritualmente rispetto all'uomo, sarebbe stato impensabile senza il culto mariano che qualche secolo prima cominciava a farsi avanti, contrarrestando un po' la figura tradizionale della donna come pericolo, tentazione o colpevole associata alla figura di Eva, vero? Quindi effettivamente Maria è un'immagine importantissima su cui si sono modellate anche le immagini delle donne angelo, insomma, del Dolce Stil Novo, proprio perché l'innalzamento implica l'idea di mediazione, cioè così come Maria innalzò la natura umana al punto tale che il creatore decise di incarnarsi attraverso il suo ventre. Nello stesso modo Maria continua ad essere sempre il mezzo attraverso il quale gli umani si avvicinano a Dio. Vedremo l'anno prossimo, più o meno a questa stessa altezza dell'anno, come Dante riesce a vedere direttamente Dio grazie all'intercessione di Maria. E quindi nello stesso modo la Beatrice Dantesca è un mezzo affinché, essendo viva, Dante attraverso il suo amore si avvicini a Dio. E poi, insomma, nella commedia, come stiamo vedendo, come vera guida verso Dio. Effettivamente, qualcuno dice, Beatrice parla delle virtù morali, della fede e dell'etica in opposizione alla curiosità e alla virtù di conoscere il libro. Allora, no, Beatrice, allora, non so Laura a quali discorsi di Beatrice ti stai riferendo, ma in questo caso, quando sta accusando Dante di essersi compiaciuto di pensieri che l'hanno offuscato per capire la verità, non è contro la curiosità che sta parlando. Infatti, vedremo, diciamo, l'anno prossimo che Dante va innalzando la sua voglia di sapere nel paradiso invogliato da Beatrice e con la certezza che se vuole sempre sapere di più è perché il suo desiderio, ormai ordinato nel bene, è destinato ad essere soddisfatto, altrimenti Dio non l'avrebbe messo nella sua mente. Quello di cui Beatrice sta accusando Dante è di aver seguito una scuola, lo dirà ora esplicitamente nella parte che ci manca leggere, una scuola che l'ha indotto a fidarsi troppo della propria
mente, dimenticando che le verità ultime sono misteri di fede e quindi non regolando la propria fiducia nella filosofia come subordinata alla scienza spirituale, alla teologia. Va bene? E il libero arbitrio, no, il libero arbitrio è sempre fermo come il maggior dono che Dio diede agli umani, lo dirà Beatrice esplicitamente nel Paradiso. Quindi il libero arbitrio esiste sempre, ma il problema di credere che con le proprie forze intellettuali si può conoscere la verità ultima, che è Dio, e si corrisponde con la mancata consapevolezza che il proprio essere dipende dall'essere divino e credere alla totale autonomia dell'umano. Questo è quello che sta contestando Beatrice, non la voglia di conoscere e salutare. Va bene? E non a caso lo sta facendo nel giardino dove il limite è stato violato, no? Non appena, cioè quando Dante di molto recente ha visto le conseguenze di non aver ubbidito Dio in questa pianta della giustizia. Va bene? Ma Dante lo spieghi tu? Sì, grazie, insomma, cerco, faccio del mio meglio. Se fosse sufficiente, no? Allora, continuiamo a leggere. Beatrice, l'ultima cosa che ha detto appunto è la tua mente è talmente incrustata di pensieri vani e del piacere che essi ti provocano che riesci a capire a malapena un po', ma almeno il poco, insomma, che riesci a capirlo, trasmettilo, portatelo dopo il viaggio. E allora Dante, che vi ricordate era stato invitato con veemenza da Beatrice a parlare con libertà, qui comincia a farne uso. Questo è importante, questo momento, perché per la prima volta, con molto rispetto, ma Dante dice sì sì va bene, ma perché parli in quel modo che non si capisce niente? Allora lo dirà molto più bello di quanto l'ho detto io, al verso 79. E io, siccome c'era da suggello che la figura impressa non trasmuta, segnato è or da voi lo mio cervello. Cioè, la prima cosa che dice è non ti preoccupare, che così come la cera trattiene la forma del suggello, e così... La parola vostra, dice Dante a Beatrice, si è impressa nel mio cervello. Quindi questo io lo dirò, anche se non lo capisco, così come la cera non capisce le intenzioni di chi la sta, insomma, imprimendo, anch'io farò così. Ma, domanda al verso 82, ma perché tanto sovra mia veduta vola vostra sovra mia veduta vostra parola disiata vola? Che più la perde quanto più saluta? Cioè, ma perché la vostra parola desiderata vola così in alto, eccedendo la mia capacità di visione, in modo che più perde il significato la mia mente, quanto più si sforza di coglierla? Cioè, chiaramente Dante si sta domandando quello che ci stiamo domandando noi con paura, no? Perché stiamo dicendo, vabbè, da quando è andato via Virgilio, che insomma, anche se aveva le sue difficoltà, lo si capiva, è venuta questa donna che ci accompagnerà a tutto il paradiso e che non si capisce un H quando parla. Allora Dante dice, sì, sì, io, va bene, io, insomma... dirò esattamente quello che voi mi dite, però come mai la vostra parola desiderata vola così in alto che più mi sforzo di capire, meno capisco? E
allora lei, qui è interessante perché diciamo, vediamo, è molto difficile da tradurre questa parte perché Dante aveva domandato il perché, probabilmente con un valore causale, cioè per quale causa, no? Cioè noi domanderemmo in spagnolo perché, ma Beatrice risponde con un perché finale, cioè dice la finalità per la quale lei parla così e quindi si dovrebbe tradurre con un para che. Certo, per gli italiani questo non ha senso, questa distinzione che sto facendo, perché per vuol dire por e para. E quindi è una cosa che noi distinguiamo questa sottigliezza perché abbiamo due parole diverse. Allora risponde Beatrice al verso 85, perché conosci, cioè affinché tu conosca, disse, quella scuola che hai seguitata e veggi sua dottrina come può seguitar la mia parola. E veggi vostra via dalla divina distar cotanto quanto si discorda da terra il ciel che più alto festina. Cioè perché tu conosca la scuola che hai seguito, la scuola filosofica, razionalistica che hai voluto seguire, e che tu veda come la dottrina di questa scuola filosofica non può seguire la mia parola, cioè la parola spirituale. E perché tu veda la vostra via umana quanto è distante da quella divina, nella stessa misura sono discordanti la terra dal cielo che gira più in alto, cioè il primo mobile. Quindi Beatrice qui in qualche modo sta dicendo a Dante, guarda che io posso parlare come mi pare, potrei anche adeguarmi alla tua mente limitata di mortale, ma intanto dovevi sentire l'incapacità della scuola filosofica che hai scelto per seguire le mie parole. E più che spiegartelo in un modo didattico, era più didattico che tu lo sentissi. Che tu provassi questa frustrazione di non capire, proprio tu, Dante, così incline alla superbia intellettuale, così tu, rappresentante dell'umanità, così incline a non ubbidire i divieti divini. Scusate che vedo che è pieno di eh no, sono saluti, non sono domande. Allora, il povero Dante qua risponde a questa accusa, no? Al verso 91, ond'io risposi lei, non mi ricorda che io straniasse me già mai da voi, né ho né coscienza che rimorda. Dante è tutto innocente. Risponde, non mi ricordo di essermi allontanato da voi, dice a Beatrice, ne ho una cattiva coscienza che mi rimorda. E allora Beatrice, sorridente finalmente, al verso 94, e se tu ricordar non te ne puoi, sorridendo rispose, or ti rammenta come bevesti di lettè ancoi. Cioè, se non ti ricordi di aver seguito una scuola filosofica che ti ha allontanato dalle verità della fede, è perché hai bevuto dall'eteo stamattina, ti ricordi? E ora questi versi sono un po' difficili, cerchiamo di spiegarli al verso 97. E se dal fumo fuoco s'argomenta, e cioè, e se vedere fumo ti fa capire che c'è un fuoco, è un indice, come direbbe Peirce, del fatto che c'è il fuoco. Cotesta oblivion, chiara conchiude colpa nella tua voglia altrove attenta, cioè il fatto stesso che tu abbia dimenticato il tuo studio che ti ha allontanato da me, ti permette di concludere chiaramente come si conclude la presenza del fuoco dal fumo che si vede,
La tua dimenticanza ti permette di capire che c'era una colpa nella tua voglia, nel tuo desiderio, intento verso qualcosa di diverso da me. È sottinteso, come implicito, che il letè fa dimenticare solo i peccati. E quindi se Dante non si ricorda di aver studiato una filosofia che lo ha allontanato da Beatrice, il fatto che non se ne ricordi è la prova che quella filosofia era peccaminosa, perché altrimenti il Leteo non gliel'avrebbe cancellato. E al verso 100, dopo tutta questa spiegazione, dove comunque Beatrice ha cominciato a sorridere, questo è interessante, no? Perché vi ricordate che quando lei dall'altra parte del fiume domandava a Dante, allora, insomma, com'è che mi hai dimenticato? Che è successo? E Dante ci metteva un po' a rispondere, lei insisteva, dai, dai, che hai tanto da pensare? L'acqua dell'Eteo non ti ha ancora cancellato la memoria delle tue colpe. Invece qua, che sì, le ha cancellate, quindi Dante onestamente non si ricorda, lei sorride perché lui ormai non ha colpa di aver dimenticato questo. E quindi al verso 100, veramente oramai saranno nude le mie parole, quanto converrassi quelle scoprire alla tua vista rude. Cioè, comunque, non ti preoccupare, e anche noi lettori ci tranquillizziamo, da ora in poi le mie parole saranno nude, cioè saranno semplici, lisce, quanto è necessario affinché la tua vista rozza da mortale le possa vedere. E quindi Beatrice annuncia una cosa importantissima, che è una soluzione poi letteraria magnifica per il resto del libro, e cioè che lei adeguerà la sua parola alla comprensione limitata di Dante, che è la nostra. E quindi risolve così un problema difficile, cioè come rendere questo personaggio così alto, rappresentante la teologia, in termini, insomma, comunicabili a noi. Prima ci ha fatto sentire la distanza e la difficoltà della sua parola, che siamo riusciti a cogliere solo in parte. E poi ci ha detto perché l'ha fatto e ora ha detto: ma da ora in poi parlerò in modo che tu, con la tua povera mente mortale, riesca a capirmi. Vediamo se nella chat ci sono. Grazie, mi state salutando, immagino, perché qualcuno deve andare via prima. Ci saluteremo tra un po'. Allora, al verso 103, finite le parole di Beatrice. E più corusco e con più lenti passi teneva il sole il cerchio di Merige, che qua e là come gli aspetti fassi, quando s'affissa, siccome s'affigge chi dà dinanzi a gente per iscorta, se trovano vitate o sue vestigie, le sette donne al fin d'un'ombra smorta, qual sotto fogli verdi e rami nigri sovra suoi freddi rivi l'alpe porta. Allora, dopo tutte queste parole di Beatrice, abbiamo di nuovo una indicazione oraria che sarà l'ultima del libro, perché diciamo nel paradiso saremo ormai nell'eternità, e quindi ci si spiega che era mezzogiorno, cioè il sole teneva il cerchio del meridiano, più corusco quando è più lucido e quando apparentemente, per una, insomma, effetto ottico, i suoi passi sono più lenti, il sole che a seconda di dove li guardiamo, secondo gli aspetti, li vediamo o qua o là, era mezzogiorno, quando le sette donne si fermarono, come si ferma, diciamo, la gente che come scorta si ferma quando trova una novità o un annuncio di novità, le sue vestigie, si fermarono,
alla fine di un'ombra smorta, diradata, qual è quella che l'Alpe porta sopra i suoi freddi fiumi sotto vegli foglie verdi e rami nigri. Quindi siamo tornati, vedete, da tutta questa scena simbolica che era fuori dal tempo, dopo le profezie di Beatrice, al momento e al luogo dell'Eden dove siamo. E perché si sono fermate le sette ninfe? Perché qui ci sono due fiumi, al verso 112. Dinanzi ad esse, Eufrates e Tigri, veder mi parve uscire da una fontana e quasi amici di partirsi Tigri. Cioè Dante ha l'impressione di vedere Eufrates e Tigri, cioè i due fiumi che ci sono nell'Eden secondo il Genesi, oltre ad altri due, che uscivano da una stessa fonte e che poi si separavano pigramente come amici che non hanno voglia di separarsi, quindi lentamente, bellissima, bellissima figura per i fiumi. E allora Dante domanda a Beatrice, al verso 115, o luce, o gloria della gente umana, che acqua è questa che qui si dispiega da un principio e se da sé lontana? Cioè si rivolge con moltissimo rispetto a Beatrice, gloria, luce dell'umanità, che è quest'acqua che qui si separa da uno stesso principio e si allontana da esso. E allora Beatrice qua semplicemente dice, domanda a Matelda, come dicendo, questo è un compito suo, non mio, spiegarti come, cioè, quali sono gli elementi del paradiso terrestre. Quindi al verso 17, per cotal priego detto mi fu, cioè come risposta a questa richiesta, mi fu, priega Matelda che ti dica. E qui per la prima volta nella voce di Beatrice si nomina questa bella donna che Dante aveva visto raccogliendo fiorellini, cantando come donna innamorata, che aveva paragonato alla primavera e la cui identità è tuttora molto molto problematica. Secondo alcuni è una donna storica, potete leggere poi nelle note perché oggi abbiamo fatto un po' tardi tutte le possibilità. Secondo altri è solo un simbolo della vita attiva guidata dalle virtù intellettuali e morali grazie alle quali si può raggiungere la felicità nel mondo che è appunto rappresentato dall'Eden e che è stato, vi ricordate, annunciato da Lia, dal sogno di Dante, l'ultimo sogno che fece, come preparazione per l'arrivo di Beatrice, così come Lia preparava al raggiungimento di Rachele. Secondo una tesi un po' recente, suggestiva, ma probabilmente poco insomma convincente, questa sarebbe Giovanna, la donna amata da Guido Cavalcanti, che nella vita nuova a volte precede Beatrice. Vabbè, non importa, un problema ancora aperto su cui non abbiamo il tempo di soffermarci troppo, ma di cui nelle vostre edizioni avete almeno le linee interpretative personali. Qui Beatrice, nominandola, indica a Dante che è lei che gli deve dire chi sono quei due fiumi che lui ha visto e associato immediatamente a Eufrates e Tigri. E allora Matelda, al verso 119, e qui rispose, come fa chi da colpa si dislega, la bella donna, questo e altre cose dette mi son per me, e son sicura che l'acqua di Lette non gliel nascose. Allora lei, come cercando di giustificarsi davanti all'accusa di non aver svolto il suo compito, risponde Matelda a Beatrice, sia questo, cioè che sono questi due fiumi e altre cose, io gliele ho già dette e sono sicura che l'acqua del Leteo non gliele ha nascoste, perché non sono
peccati commessi. Questo è importante perché vi ricordate che abbiamo detto la prima volta che Matilda ha spiegato a Dante e attraverso Dante a noi che ci sono due fiumi, che sono quelli che Dante sta vedendo ora, che provengono dalla stessa fonte, il Letè che cancella la memoria delle colpe e l'Eunoè che è di invenzione dantesca e che ripristina la memoria delle virtù, cioè delle buone azioni fatte e che magari non si ricordano. Quando abbiamo parlato di quello abbiamo detto che Dante, diciamo, fa qui un'innovazione notevole rispetto all'Eteo, che è il fiume dell'oblio classico in genere, rendendolo selettivo, cioè facendo sì che si cancelli solo il peccato e non la memoria della propria vita, e che addirittura prima di volare in paradiso tutti sono destinati a bere anche dalle acque che rinforzano la memoria del meglio che abbiamo fatto, del meglio di noi, è un'innovazione davvero bellissima e interessantissima, che non a caso qui viene confermata più volte, perché Dante è consapevole che, essendo nuova questa cosa, c'è bisogno di dirla più volte. Intanto il chiarimento di Matilda, non credo che questo il Leteo gliel'abbia nascosto, che integra quello che ha appena detto Beatrice, il fatto che lui abbia dimenticato, bevendo dal Leteo, aver seguito un'altra scuola, conferma che quello era una colpa. Queste, diciamo, è importante ricordare questo, perché intanto quando leggeremo il Paradiso avremo modo di sentire il dialogo tra Dante e le anime dei salvati, che chiaramente ricordano la propria vita. E quindi, mentre sentiremo i loro discorsi, bisogna ricordare che le acque dell'Eteo ha cancellato in loro la memoria del peccato. Quindi quello che ricordano fa parte della loro vita virtuosa. Questo intanto è una cosa importante da ricordare. E il fatto che, a differenza del mondo classico, la memoria è qualcosa che convive anche con la fusione dell'io con Dio, e quindi in Dio ognuno conoscerà se stesso con il ricordo di quello che è stato, del meglio che è stato, riconoscendo la fonte da dove proviene. E allora, siccome Matilda ha appena detto a Beatrice, guarda che io gliel'ho già detto, lui si dovrebbe ricordare che questo è il Leteo e l'Eunoè, gliel'avevo già spiegato. E allora Beatrice, comprensiva, qui al verso 124, e Beatrice, forse maggior cura che spesse volte la memoria priva, fatta la mente sua negli occhi oscura. Beatrice qui, di nuovo, considera il carattere imperfettissimo della mente di Dante. E dice, vabbè, abbiamo pazienza, dice a Matilda, anche se gliel'hai già spiegato, a volte vedendo cose più notevole, maggior cura, tutta la scena traumatica che ha visto, capita insomma che la memoria venga offuscata e si dimentichi una spiegazione precedente. Vedete come anche qua il Dante scrittore mette in se stesso come personaggio una dimenticanza di una spiegazione molto recente, connotando ancora la sua imperfezione come, insomma, come conoscente. E allora Beatrice ha detto, sì, vabbè, gliel'avevi detto, ma lui evidentemente, vedendo altre cose che lo preoccupavano di più, anzi, sapendo che doveva poi raccontare tutto questo per filo e per segno senza averlo capito, è comprensibile che abbia dimenticato che qui avrebbe visto anche l'Eunoè e quindi non abbia potuto collegare questi due fiumi con la tua spiegazione. Ma approfitta al verso 127, Beatrice,
ma vedi è Unoè che la diriva, vedi le Unoè che cade dalla stessa fonte, menalo adesso e come tu sei usa, la tramortita sua virtù ravviva. Cioè portalo fino alle Unoè e come tu sei solita fare, ravviva, cioè rivivifica la sua virtù tramortita, cioè il ricordo, diciamo, che non ha più della sua virtù, delle buone opere che ha fatto. Questo come tu se usa suggerisce che Matelda svolge questa funzione con tutti i pellegrini che arrivano lì. Secondo altri, invece, tu se usa sta facendo riferimento al fatto che ha già fatto bere Dante dall'Eteo e adesso gli dice come hai già fatto, fallo di nuovo. Secondo questi studiosi, Matelda non è lì sempre, ma è lì solo per ricevere Dante. Ma anche lì è ancora tutta questa figura di Matelda ancora molto, molto incerta. E allora il verso 130, Beatrice ha appena indicato a Matelda di portare Dante a bere dalle acque delle Unoè affinché lui ricordi le buone azioni che ha fatto che non ricorda. Come anima gentil che non fa scusa ma fa sua voglia della voglia altrui, tosto che è per segno fuor di schiusa, cioè come un'anima gentile che non si scusa davanti a una richiesta, ma anzi fa coincidere la propria volontà con la volontà dell'altro, non appena questa volontà si dischiude, cioè si rende manifesta attraverso un segno, quindi come colui che volentieri fa il proprio dovere, così verso 133. Così, poiché da essa preso fui, una volta che io sono stato, dice Dante, preso da Matelda, la bella donna mossesi e Astazio donnescamente disse: vien con lui. Cioè, prende Dante, si muove e dice gentilmente, con eleganza femminile, Astazio, vieni anche tu con lui. E quindi anche Stazio deve fare questo rituale. E qui Dante al verso 135, insomma, interrompe la narrazione per dichiarare, proprio in un canto, come abbiamo visto, dove gli è stato indicato di raccontare tutto, cioè di scrivere anche questo secondo libro, che non ha più tempo di mettersi a descrivere l'effetto gioioso indescrivibile che gli ha fatto bere da queste acque. E quindi fa un appello a noi lettori per dichiarare che passa ad altro. Verso 136. Se io avessi, lettor, più lungo spazio da scrivere, il pur canterei in parte lo dolce ber che mai non m'avria sazio. O lettore, se io avessi più carte da scrivere, però è sottointeso, sto arrivando agli ultimi versi dell'ultimo canto per rispettare la simmetria con l'inferno. Io cercherei di cantare almeno parzialmente la dolcezza del bere quelle acque di cui non mi sarei mai saziato. Certo, il ricordo queste acque che danno il ricordo delle buone azioni fatte, no? Danno un piacere che invoglia sempre di più. Ma perché piene sono tutte le carte ordite a questa cantica seconda, non mi lascia più ir l'offren dell'arte. Ma siccome tutte le carte che avevo preventivato per questa seconda cantica, il purgatorio, sono già piene della mia scrittura, il freno dell'arte non mi lascia andare oltre, cioè devo finire qua. E quindi passa a raccontare come uscì dal Eunoè, cioè
dopo aver bevuto da queste acque della memoria delle buone cose. Io ritornai dalla santissima onda rifattosi come piante novelle, rinovellate di novella fronda, pure disposto a salire alle stelle. Cioè io tornai dopo aver bevuto da queste onde santissime dell'acqua delle Unoè, rifatto come piante novelle, cioè come piante nuove, appena nate, di quelle che noi in primavera in questi giorni possiamo vedere, no? Con il verde più chiaro e le riconosciamo che sono nuove di quest'anno, rinnovellate di novella fronda, come piante nuove che hanno appena rinnovato la fronda nuova, vedete diciamo, l'insistenza sul termine nuovo, rinnovellato, novella, cioè Dante ci sta trasmettendo la sensazione di essersi rinnovato come dopo un battesimo puro e disposto a salire alle stelle, cioè con una purezza tale che solo potevo volare. Non potevo continuare a camminare in quel giardino dell'Eden, perché la propria purezza fa sì che Dante possa ormai trascendere i corpi lievi, come dirà nel primo canto del Paradiso. Quest'ultima immagine, che io non a caso ho cercato di farvi collegare con qualcosa che possiamo vedere anche noi nei giardini o per strada, è particolarmente felice intanto perché è naturale, cioè suggerisce che nella nostra natura umana c'è quella possibilità di rinnovarci e diventare puri e salire alle stelle, e poi perché è plurale. Vi ricordate uno dei primissimi paragoni che usa Dante nel secondo canto dell'Inferno? Per rendere la trasformazione che le parole di Virgilio avevano operato in lui, quando diceva quali fioretti, vi ricordate, che erano stati appassiti, chiusi dal gelo notturno, si aprono nel loro stelo davanti al sole. Anche lì Dante aveva paragonato se stesso con dei fiori al plurale, come anche qua. Diciamo, presenta questa similitudine di se stesso che è singolare con piante al plurale, ma è un plurale appunto che coinvolge tutti noi. Cioè Dante sta un'altra volta ricordando che questo è il cammin di nostra vita, non solo quello suo, e che siamo quindi tutti chiamati a rinnovarci come piante novelle per andare alle stelle. Domande? Vedo che qui sulla chat ci sono delle cose. No, sono tutti auguri. Allora, anch'io mi unisco al ringraziamento all'istituto e a tutti voi che mi avete accompagnata di nuovo in un anno attraverso l'etere. Quindi salutiamoci con la speranza di vederci di persona al più presto. Grazie ancora della vostra compagnia. Buone feste, buon anno, tanti auguri. Rileggiamo il canto Grazie di nuovo tante, e ci grazie tante salutiamo così. Claudia. Vi saluto e vi faccio gli auguri ora, così ci salutiamo con le parole di Dante nella memoria. Rileggiamo il canto. Grazie a te. Deus venerunt gentes, alternandor tre or quattro dolce salmodia, le donne incominciaro, lagrimando. E Beatrice, sospirosa e pia, quella ascoltava sì fatta che poco più alla croce si cambiò Maria. Ma poiché l'altre vergini dier loco a lei di dir, levata dritta in pe, rispose colorata come foco: modicum e non videbitis me,
et iterum sorelle mie dilette, modicum et vos videbitis me. Poi le si mise innanzi tutte sette, e dopo sé solo accennando, mosse me la donna, il savio che ristette. Così s'engiva, e non credo che fosse lo decimo suo passo in terra posto, quando con gli occhi mi percosse, e con tranquillo aspetto, vien piuttosto, mi disse, tanto che se io parlo teco, ad ascoltarmi tu sii ben disposto. Siccome io fui, come io dovea, seco, dissemi, frate, perché non t'attenti a domandarmi omai venendo meco? Come a coloro che troppo reverenti dinanzi a suo maggior parlando sono, che non traggono la voce viva ai denti, avvenne a me, che senza intero suono incominciai. Madonna mia, bisogna voi conoscete, e ciò che ad essa è buono. Ed ella a me, da tema e da vergogna, voglio che tu mai ti disviluppe, sicché non parli più com'om che sogna. Sappi che il vaso che il serpente ruppe fu e non è, ma chi n'ha colpa creda che vendetta di Dio non teme suppe. Non sarà tutto tempo senza reda l'aguglia che lasciò le penne al carro, perché divenne mostro e poscia preda. Ch'io veggio certamente, però il narro, a darne tempo già stelle propinque, sicure d'ogni intoppo ed ogni sbarro, nel quale un 510,5 messo di Dio anciderà la furia con quel gigante che con lei delinque. E forse che la mia narrazion buia, qual temio sfinge, menti persuade, perché a loro modo l'intelletto attuia, ma tosto fierli fatti le naiade, che solveranno questo enigma forte, senza danno di pecore o di biade. Tu nota, e siccome da me son porte, così queste parole segna i vivi del viver che è un correre alla morte. E agi a mente, quando tu le scrivi, di non celar qual hai vista la pianta, che è or due volte dirubata quivi. Qualunque ruba quello, quella schianta, con bestemmia di fatto offende a Dio, che solo all'uso suo la creò santa. Per morder quella, in pena e in disio, 5.000 anni e più l'anima prima bramò colui che il morso in sé punino. Dorme l'ingegno tuo, se non estima per singular cagione essere eccelsa, lei tanto e si travolta nella cima. E se stati non fossero acqua densa, di pensier vani intorno alla tua mente, e il piacer loro un piramo alla gelsa, per tante circostanze solamente la giustizia di Dio nell'interdetto conosceresti all'arbor moralmente. Ma per ch'io veggio tenello intelletto fatto di pietra, impetrato, tinto, sicché t'abbaglia il lume del mio detto, voglio anche, se non scritto almen dipinto, che te ne porti dentro a te per quello che si reca il bordon di Palma, cinto. E io, siccome c'era da suggello che la figura impressa non trasmuta, segnato e or da voi, mio cervello. Ma perché tanto sovra mia veduta vostra parola disiata vola, che più la perde quanto più s'aiuta? Perché conoschi, disse, quella scuola che hai seguitata e vegi sua dottrina, come può seguitar la mia parola. E vegi vostra via dalla divina di star cotanto quanto si discorda da terra in ciel che più alto festina. Ond'io risposi lei, non mi ricorda chi straniasse me già mai da voi, né ho né coscienza che rimorda. E se tu ricordar non te ne puoi, sorridendo rispose, or ti rammenta come bevesti di Letean poi. E se dal fummo foco s'argomenta, cotesto oblivion chiaro conchiude culpa nella tua voglia altrove attenta. Veramente oramai saranno nude le mie parole, quanto converrassi quel scoprire alla tua vista rude. E più corusco e con più lenti passi tenere il sole il cerchio di merige, che qua e là come gli aspetti fassi,
quando s'affisser, siccome s'affigge chi va dinanzi a gente per iscorta, se trova novitate o sue vestigie, le sette donne al fin d'un'ombra smorta, qual sotto foglie verdi, rini nigri, sovri sui freddi rivi l'alpe porta. Dinanzi ad esse, eufratesse pigri, veder mi parve uscir d'una fontana, e quasi amici di partirsi pigri. O luce, o gloria della gente umana, che acqua è questa che qui si dispiega da un principio e se da ste lontana? Per cotal priego detto mi fu priega Matella che ti dica, e qui rispose, come fa chi di colpa si dislega, la bella donna, questo e altre cose dette li son per me, e son sicura che l'acqua di Letè non gliel nascose. E Beatrice, forse maggior cura che spesse volte la memoria priva, fatta la mente sua negli occhi oscura. Ma vedi è un Noè che la diriva, melano adesso, e come tu se usa, la tramortita sua virtù ravviva. Come anima gentil che non fa scusa, ma fa sua voglia della voglia altrui, tosto che è per segno fuor dischiusa, così, poiché da essa preso fui, la bella donna mossesi e a stazio donnescamente disse: vien con lui. Se io avessi lettor più lungo spazio da scrivere, più canterei in parte lo dolce ver che mai non m'avria sazio. Ma perché piene son tutte le carte ordite a questa cantica seconda, non mi lascia più ir lo fren dell'arte. Io ritornai dalla santissima onda, rifatto sì come piante novelle, rinovellate di novella fronda, puro e disposto a salire alle stelle. Grazie, tanti auguri, ci vediamo la Grazie.